Ben ritornati a Rebus, questioni di conoscenza. È il momento di scoprire la presenza di questa sera. Questa sera la presenza di Rebus è Sergio Bonelli. Buonasera. Buonasera. Nato a Milano nel 1932, è autore ed editore dei più importanti fumetti italiani. Tra le creature della sua casa editrice ci sono Tex, Dylan Dog, Martin Mister, Nathan Never, Zagor. Intere generazioni di italiani devono a lui alcuni dei momenti più belli della loro vita, passati a leggere storie avventurose, fantascientifiche e paurose. Se il fumetto può essere considerato, e noi lo consideriamo, una scienza, allora Sergio Bonelli è senza dubbio il massimo luminare del campo. Come ci si sente? Beh, come scienziato mi sento un po' strano, perché in effetti non ci avevo mai pensato. Però in realtà il fumetto, sì, potrebbe esserlo, in quanto deve rispettare certi canoni ben precisi, come precise dovrebbero essere le scienze. Per certo concede molto più alla creatività, e quindi direi che c'è un punto di incontro tra il rispettare certe regole e essere libero di creare altre cose. Beh, le offro uno spunto in più e una leva in più per dimostrare quanto i fumetti siano scientifici nel loro essere. Il progresso e naturalmente anche la scienza si basano e si fondano sulla nostra fantasia. Se non ci fossero stati bambini che sognavano di andare sulla Luna, non ci sarebbero mai stati astronauti in grado di poggiarsi sul suolo lunare. Di conseguenza, i suoi fumetti, che hanno contagiato, posso dire tranquillamente, intere generazioni di italiani, forse hanno dato anche lo spunto a molti di quelli che oggi sono gli scienziati moderni. Sì, che in effetti propongono un sogno che però può essere raggiungibile, dice lei, e quindi può stimolare anche quindi chi dalla fantasia pensa di magari raggiungere queste realtà. Lei ha avuto un personaggio per tutte le mode, per tutte le stagioni, dall'epoca in cui era di moda il West con Tex, all'epoca in cui andava di moda un po' l'horror e lo splatter con Dylan Dog. Ognuno di questi ha avuto un enorme successo, arrivando addirittura ad 1 milione di copie vendute e comunque contagiando la personalità di tante persone, di tanti adolescenti, ma anche di adulti. Oggi qual è la moda? Quale dovrebbe essere il personaggio che meglio si identifica col momento storico che stiamo vivendo? Beh, lei evidentemente mette un dito sulla piaga, per così dire, perché proprio il problema di oggi, il problema delle nostre produzioni, ma anche quelle di tutti i miei colleghi, è che in realtà dal pubblico da molto tempo non arrivano dei segnali di preferenze. Cioè, fino a una ventina d'anni fa, lei ha citato giustamente Dylan Dog, che è l'ultimo successo strepitoso, è proprio strepitoso. E a quell'epoca venivano dei segnali attraverso magari il mondo del cinema, attraverso altri giornali, per cui per un editore di fumetti era più facile scegliere la tematica su cui impostare una nuova serie. Oggi in realtà il pubblico è molto in genere, è molto distratto e non lancia dei segnali così forti, cioè passa facilmente dall'interesse per, diciamo, persino da quel cantante a quell'altro, da quella moda a quell'altra, e quindi per noi è diventato un po' più difficile fare delle scelte tematiche. Ultimamente noi abbiamo messo in edicola delle miniserie che non rappresentavano una vera novità, e quindi non sono stato un successo strepitoso, però un buon successo, e questo è dovuto allora non tanto al soggetto straordinario, ma alla sceneggiatura. Cioè, una vecchia storia come l'invasione dei marziani, riproposta in 18 albi lo scorso anno, essendo stata raccontata in modo personalizzato, ha avuto un indice di gradimento, per così dire, molto molto alto, proprio
al di sopra persino delle nostre previsioni. Beh, forse sarà più difficile identificare il nuovo modello di eroe di questa epoca, sta di fatto che però il più importante quotidiano italiano torna in edicola ripubblicando le vecchie storie di Tex Willer con un'impresa editoriale che evidentemente immagina avrà successo e naturalmente non mancherà di averlo. Però Tex Willer e Dylan Dog, concentriamoci su questi che sono in assoluto più grandi successi della sua casa editrice e sono anche quelli che hanno accompagnato molte delle nostre giornate. C'è però una grande differenza tra questi due personaggi ed è un po' il segno del trapasso tra la tra il vecchio stile Bonelli e il nuovo stile Bonelli. Certo. Mi corregga se sbaglio. Tex Willer è un eroe infallibile, è un eroe vecchio stile, invulnerabile, con una grande corazza impenetrabile. Dylan Dog invece in qualche modo impersona perfettamente l'eroe del modello più vicino ai tempi nostri, vulnerabile, che ha mille difetti e mille pregi, che ha le sue debolezze, ha le sue virtù, un po' come la gente di oggi si sente, insomma, sente di avere dei pregi e sente di avere delle virtù. Perché questa scelta? Perché questo cambiamento che tra l'altro ha scelto lei? Sì. Beh, intanto complimenti perché ha rubato quello che avrei dovuto dire io e adesso sono qui veramente... Si vede che sono un suo grande estimatore. Veramente sono in difficoltà, quindi complimenti per la sua attenzione e io le riconfermo più o meno quello che lei ha detto. Evidentemente... Tex propone dei valori antichi, però pur sempre validi, e non a caso i lettori di Tex appartengono a una certa generazione, e, mentre quelli di Dylan Dog sono stati fin dall'inizio e sono tuttora ben più giovani. Infatti, tra i due lettori non dico che ci sia a dire una posizione così di antipatia, però si guardano un po' con sospetto, perché in realtà quando Tiziano Sclavi, l'autore di Dylan Dog, ha proposto il suo eroe, in quel momento l'eroe era molto vicino a quelle che erano le aspirazioni di quella generazione italiana giovane, quindi questo giovinotto che non si preoccupa del... Oggi si direbbe un po' sbullonato. Comunque non si preoccupa del denaro, non si preoccupa di come è vestito, cioè c'era un rispetto per tutto quello che era diverso, un disinteresse per i beni materiali. Quindi in quel momento è stato un successo strepitoso proprio perché quella generazione aveva veramente come modello ideale quel tipo di giovane. Voglio insistere e questa volta le chiedo di calarsi in un'altra scienza, la sociologia, perché questi due modelli che si contrappongono possono essere anche adattabili a uno stile di vita, compatibile anche con la nostra vita di oggi, anche se parliamo di un personaggio di più di 30 anni fa. Oggi secondo lei che cosa è più compatibile con la vita degli adolescenti che vivono mille problematiche? Un modello vulnerabile ma che punta a valorizzare le proprie doti o un modello invulnerabile che in verità nasconde le proprie debolezze? È una domanda proprio da sociologo questa. Sì, ma io le rispondo anche a livello personale che Tex è fatto più per sognare e per astrarsi dalla realtà, mentre Dylan Dog in certi momenti, se uno lo legge con attenzione, ti pone di fronte a delle domande che sono ben aderenti alla nostra quotidianità, e quindi Dylan Dog ti stimola a delle riflessioni, mentre Tex è legato a dei valori talmente antichi dove è difficile vedere dei riferimenti alla vita di tutti i giorni di oggi. Aspetta, un altro grande personaggio di successo della sua casa editrice è senza dubbio Nathan Never. In qualche modo si sposa molto col nostro stile ed è ambientato in un'epoca futuribile, non a caso è un fumetto fantascientifico. Come
si interpreta la difficoltà di pensare a ciò che accadrà nel futuro, quando in effetti viviamo un'epoca in cui il futuro sembra in ogni momento dietro l'angolo, in cui ogni giorno assistiamo alla nascita di prodotti tecnologici sbalorditivi che ci cambiano la vita. Diventa più difficile pensare alla fantascienza. Sì, ma infatti io, che sia pure soltanto la domenica o la sera, sono stato a mia volta sceneggiatore, scrittore sia di Tex che di Zagor che di Mister No, io non invidio i giovinotti che stanno scrivendo Nathan Never oggi, perché non riescono a tenere dietro ai cambiamenti della tecnologia, ed è veramente imbarazzante sapere che tu stai scrivendo oggi una storia che uscirà magari fra 2 anni, quando magari la tecnologia avrà dimostrato che quel telefonino che tu hai fatto superato. Usare è già superato ed è diventato non fantascienza ma addirittura antiquariato. E quindi io veramente, quando rileggo Nathan Never, sia pure con certe difficoltà, perché io, anche se abbiamo detto il contrario all'inizio, non sono così scienziato, io non riesco neanche a registrare un film in televisione. Anche quella è una scienza, la scienza dell'avversione alla scienza. Io sono, e quindi quando io leggo quello con qualche difficoltà, però ho molta ammirazione per loro, perché hanno veramente il compito più difficile, perché il pubblico è sempre lì a controllare l'esattezza di quello che loro raccontano. Pensi com'è bello invece con Tex, con Zygor, dove io ci mettevo dentro qualsiasi cosa, poteva succedere di tutto, arrivavano nell'West i vichinghi, arrivavano i Tuareg, arrivavano i giapponesi, i samurai. Senza limitazioni, né di spazio né di tempo. E invece io ogni volta che leggo questi soggetti di fantascienza, in realtà, a parte il mio imbarazzo personale, sono proprio preoccupato per loro, perché li immagino immersi giorno e notte nelle letture di manuali. Beh, grazie Sergio Bonelli, grazie anche a nome delle nuove generazioni, che sicuramente avranno beneficio della sua preoccupazione per il loro futuro e per la loro vita, quello che vivono, le loro problematiche, perché godere della preoccupazione e dell'attenzione di un'icona sacra come lo è lei per la nostra storia e per il nostro bagaglio culturale non è una cosa da tutti i giorni. Grazie per essere stato con noi. Grazie a voi tutti, e grazie anche per questa nuova definizione, icona sacra, che mi mancava, di cui prenderò nota. Grazie comunque. E metterà nel suo curriculum. Grazie a Sergio Bonelli. Invece Rebus tra poco continua con L'inspiegabile spiegato, in compagnia di Massimo Polidori. Ci vediamo tra poco.